Siamo qui a Giffoni con Gabriella Pession. Gabriella, bentornata. Grazie. A Giffoni, ormai sei un'habitué, sì, di questo festival. Ben felice. Come lo ritrovi rispetto all'ultima volta? Guarda, non ho ancora fatto in tempo a vedere perché sono arrivata e mi hanno catapultata qua, per cui fra un paio d'ore, se ci rincontriamo, ti posso rispondere. Però lo trovo sempre, già da proprio l'arrivo, è una ventata di freschezza per me, di spontaneità. Ogni volta che arrivo al Giffoni ci sono tutti giovani, insomma, per me è un festival che porta con sé una ventata di energia che è abbastanza unica, per cui tutte le volte che mi invitano sono la prima a dire assolutamente sì, al di là di se c'è il premio o meno, che cosa presento o meno, a che ora è o meno, io vengo. Che bello. È vero, eh? Poi essere qui per presentare questo lavoro a cui appunto dici, sì, di tenere così tanto, sì, immagino sia particolarmente emozionante. Sì, sono innamorata di questo progetto che è appunto Oltre la Soglia, perché come attrice che lavoro insomma da 25 anni, per me era una necessità mia, sia artistica ma anche come persona, come donna ormai che non sono più una ventenne, di portare sullo schermo un personaggio che potesse realmente parlare di cose che accadono nel mondo, non in maniera edulcorata e non in maniera distante dal pubblico, e portare una protagonista così umana, nel senso un personaggio comunque straordinario per alcuni versi, perché è una psichiatra che salverà e cura questi ragazzi, ma lei stessa è un personaggio che fa una grande fatica a vivere, perché ha una malattia, e convivere con una malattia è difficilissimo. Ci sono momenti di frustrazione, momenti in cui uno pensa di non farcela, in cui vorrebbe farla finita, e momenti in cui la vita in un secondo vale ancora la pena di essere vissuta, e portare un personaggio così in televisione per me è un regalo. Prima hai detto che lavorerai con Lino Guanciale ancora in teatro. Sì. Ci hai condiviso il set. Sì. Com'è lavorare con Lino? Ma insomma, Lino ormai è un pezzo di casa per me, perché siamo molto amici, abbiamo condiviso il set, il palcoscenico, il dietro le quinte, per cui per me tornare comunque in scena con lui, avere scelto lui a mio fianco in questo spettacolo, non è casuale, non è solamente per il ruolo, ma è perché credo che quando due attori si trovano hanno una maniera di ascoltarsi ancora, di lavorare in una maniera che sia molto scevra dall'ego e da cose che non c'entrano nel lavoro, nella scena, nel momento, è un qualche cosa di magico. Io e Lino, quando siamo sul palcoscenico, siamo solo i nostri personaggi, li difendiamo fino alla fine, siamo uguali in questo. Questo è molto bello, grazie. Un grazie saluto alla pagina madmas.it, per favore. Un grande bacio alla pagina madmas.it, grazie. Dal Giffoni.